Giovanni Salomone stamattina in Piazza Virgilio, la presentazione di Santiago del Cile 1973, un'opera ricca di significato, di ideologia, di ricordi anche. Come nasce? Nasce dall'idea di raccontare attraverso le vicende di un calciatore cileno, Carlos Caceli, la storia di un sogno, il sogno di Salvador Allende, il sogno del socialismo. E un'opportunità che è nata quando a maggio abbiamo fatto qui ad Orta di Atella insieme all'assessora Mariana Belardo la giornata di liberazione della cultura. Presentammo la collana Le cartoline della Marotta e Cafiero e mi fu chiesto di raccontare questa storia. Occasione che io ho colto al volo perché si tratta di una storia davvero straordinaria, ricca di uomini e donne che hanno lasciato un segno, una traccia, un seme, ed è un seme che ancora germoglia. La storia del Cile è rapportata inevitabilmente anche al concetto di rivoluzione. Lei che rapporto ha con la rivoluzione? È un amore viscerale, una delle cose più straordinarie ma più difficili a farsi, ma io penso che la rivoluzione sia anche nelle piccole cose, sia anche nel provare a praticare la bellezza, come noi diciamo qui ad Orta di Atella, cioè a introdurre nel discorso pubblico degli elementi differenti da quelli a cui invece questo territorio, per esempio, è molto legato come speculazione, sfruttamento, bruttezza. E quindi diciamo che la rivoluzione di Salvador Allende in qualche modo ci richiama anche al compito nostro, che è quello di provare a fare la rivoluzione quotidianamente, nelle responsabilità che abbiamo, negli impegni che ci siamo presi e soprattutto con i nostri vissuti, con la pratica quotidiana delle nostre vite. Quindi la rivoluzione è un concetto complicato, difficile, ma è anche una cosa che noi possiamo in qualche modo praticare quotidianamente. È stata anche una mattinata ricca di ideologia, della difesa delle ideologie. Secondo lei oggi le nuove generazioni quanto difendono le proprie ideologie, qualsiasi esse siano? Ma guarda, io penso che oggi purtroppo, a prescindere dal fatto che il termine ideologia adesso viene connotato negativamente, cioè pare quasi che se tu hai un pensiero strutturato sia in qualche modo novecentesco oppure sia obsoleto. Io invece ritengo che esistano delle tracce che le grandi ideologie, il socialismo, il comunismo, hanno lasciato e che sono vive, perché ci parlano dell'emancipazione dell'uomo, cioè della fine dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di un nuovo ruolo per le donne ad esempio, oppure del fatto che esistono dei beni che debbano essere di tutti e quindi senza voler scomodare l'abolizione della proprietà privata, ma un modo diverso di ragionare degli spazi pubblici, diciamo che non è ideologia, si tratta semplicemente di pensare al futuro e di iniziare pensandoci a costruirlo. Questa non è la sua prima opera, che cosa c'è nel futuro di Giovanni Salomone? No, io diciamo che questa è stata un'opportunità alla quale probabilmente ne seguiranno altre su questo filone, perché l'idea di scrivere di quello che ti appassiona, di quello che in qualche modo ha lasciato un segno su quello che poi sei diventato, penso che sia qualcosa di bellissimo che tutti in qualche modo dovrebbero provare. Quindi mi è stata data questa opportunità, pare che sia andata bene e quindi io sono pronto a provarci ancora.